Alessandro Lanci, quali i pericoli insiti nel nuovo emendamento regionale sulla Via Verde? Ma il pericolo, a prescindere il problema ambientale, paesaggistico, sicuramente è un pericolo anche per gli imprenditori e soprattutto per quelli che hanno rispettato e rispettano le regole, perché se noi continuiamo a deturpare la costa, a rendere meno appetibile questo paesaggio, perché l'unico motivo per cui i turisti vengono è l'integrità di questo paesaggio, se noi la deturpiamo viene meno l'interesse e certamente i turisti non vengono qui per visitare i chiostri, ma vengono per visitare la costa. Se la cementifichiamo, questo diventerà una sorta di bolla che man mano si sgonfierà e gli imprenditori che oggi mirano a un profitto immediato si ritroveranno poi a chiudere la loro attività comunque fra qualche anno. Andrete alle vie legali? Sicuramente ci attiveremo affinché chi è legittimato a farlo faccia ricorso. Il ricorso dovrebbe fare sicuramente dovrebbe impugnare questa legge il governo, perché sicuramente è incostituzionale. Noi dubitiamo che lo farà, perché è della stessa area politica di chi l'ha approvato, però ci sono i portatori di interesse che sono gli imprenditori stessi, le istituzioni di categorie e anche gli ambientalisti che sicuramente daranno il loro supporto se legittimati a farlo, ma contribuiranno a livello legale a portare avanti il ricorso. Come risponde a coloro che dicono che voi ambientalisti vorreste, come dire, ingessare lo sviluppo della costa? Noi non la vogliamo ingessare, anzi noi abbiamo sempre fatto appunto la battaglia contro la cementificazione, contro l'abusivismo, contro la privatizzazione affinché ci fosse uno sviluppo turistico di questo tipo e abbiamo auspicato che gli imprenditori potessero avere un futuro, produrre servizi essenziali al turismo. Ma certo questo non è il modello adatto. Io ho portato l'esempio di Formentera. Formentera tutti conoscete, un paese, un'isola turistica sulle Baleari dove c'è un turismo veramente importante. Lì i chiostri sono piccolissimi, leggeri, molto integrati nel paesaggio e a fine stagione si smontano. Ma perché lo fanno? Non perché sono più stupidi degli italiani, perché vogliono preservare quel luogo affinché i turisti ogni anno possano ammirare quelle bellezze. Ecco, questo concetto dovrebbe essere trasferito anche qui e soprattutto gli imprenditori dovrebbero capire che questo è il vero patrimonio anche per loro, per la loro economia e proprio l'integrità della costa.